E per Borghi di Sardegna, ragazzi, oggi siamo a Calasetta. Vai! Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Sarebbe fin troppo facile portarvi a vedere le cose che vi fanno vedere tutti di questo bellissimo paese, ma noi vi facciamo vedere le vie interne. Calasetta è un paese che si trova nella parte più nord dell'isola di Sant'Antioco. I suoi abitanti per una buona maggioranza sono di origini genovesi, il che lo rende molto particolare sia come lingua parlata, come dialetto, sia come tradizioni culinarie. E come vedete anche nelle strutture. I colori sono veramente fantastici. È un paese molto molto interessante e la gente è molto simpatica. Chiesa da una parte, la bellissima torre qui dall'altra e dall'altra parte abbiamo il mare. Andiamo verso la chiesa. Ragazzi, siamo proprio davanti alla chiesa ed è molto molto carina. Vi faccio vedere tutta la sua interezza. Guardate che spettacolo. Bello il colore, bianco dona tantissimo a queste strutture sacre. Per gli appassionati del genere, questa è la chiesa di San Maurizio. La sua festa si svolge il 22 settembre qui a Calasetta ed è la festa più importante del paese. San Maurizio era un martire. Gomis sta andando in chiesa a rubare una mascherina. Vai, in Europa con te. E l'ha anche detto, questo però non è prendere in prestito e rubare. Oddio la guarda. Sì. Sarà punita per questo. Dovrà confessarsi lei, mica noi. No, secondo me si trova all'inferno in un girone senza mascherina. Dei ladri. I ladri delle mascherine. I ladri in chiesa. Guarda, la sta conosce Lance. Sì. No, vabbè. C'è l'offita di dare l'offerta. Bellissimo. No, ma che è entrata? Sì, beh, il furto. Ah, beh, perché, ok, per convincere che l'ha presa. Sì. Farà un'Ave Maria e poi tornerà da noi. Certo. Questa è la piazza principale, è vero? Sì, secondo me questo è il municipio. Questo è il municipio, secondo me. Sì. Ah, sì, il municipio. Municipio, sì. Secondo voi chi è questo della piazza? Come si chiama questa piazza? Ma questi sono i caduti di Calasetta sicuramente. Sì, sicuramente. Eccoci che ci avviciniamo allo storico baluardo contro i pirati, un simbolo della cittadina di origini molto particolari. Sorge a guardia delle sue isole maggiori nel Sulcis del sud-ovest della Sardegna. Quando è stata edificata questa torre non aveva niente tutto attorno.
ma con il tempo è stata circondata, come potete vedere. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Intanto qua su un balcone c'è un gruppo che sta provando. Chissà se vedranno questo video. Fichissimo. E siamo finalmente al porto. Ci facciamo un bel giro e vi facciamo vedere qualche bella barchetta. Per comprare i mani. Nuda. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up. Da Calasetta è tutto, ci vediamo con il prossimo video e ciao raga!